Agguato a Cassano allo Ionio, cinquantenne assassinato a colpi di pistola. Un cinquantenne, Gigi, è stato ucciso nella serata del 2 dicembre in un agguato a Cassano allo Ionio. L'omicidio è stato commesso in località Pantano Rotondo. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, aveva parcheggiato l'auto e stava rientrando nella sua abitazione quando, da un'altra vettura che probabilmente lo aveva seguito, sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. G.E.G. è stato soccorso, ma è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, secondo gli investigatori, era uno stretto collaboratore di Leonardo Pontoriero, assassinato il 6 giugno 2018, è ritenuto uno dei boss dell'andrangheta della Sibaritide. Pontoriero fu ucciso a colpi di mitra e pistola a Villa Piana mentre si trovava davanti ad un ristorante. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Incidente stradale, scontro tra due auto sulla strada statale 18 nel Cosentino, un morto e un ferito. Un uomo di 58 anni è morto e una donna di 35 è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di Paola a Cosenza. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale, la cui dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell'ANAS. Ripercussioni si sono registrate sulla viabilità. Cadavere trovato nel Vibonese, indagati i figli della vittima. È stato identificato, anche se manca il riscontro del DNA, il corpo trovato il 4 novembre scorso nelle campagne dell'Ariola, nel comune di Gerocarne, nel Vibonese. Si tratta di Antonino Loielo, scomparso da casa alla fine di aprile del 2017, quando aveva 50 anni e ucciso con un colpo di pistola. Dopo l'identificazione sono adesso indagati i figli della vittima, ai quali la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha inviato gli avvisi per gli accertamenti medico-legali. Alcuni anni fa l'uomo e i figli scamparono ad un agguato. Le indagini sulla sparizione di Loielo all'epoca non avevano portato ad un risultato, ma adesso sono state riaperte. Si tratta di un omicidio non legato a dinamiche di 'ndrangheta, ma comunque in qualche modo collegato alla faida, aveva detto il procuratore capo Camillo Falvo, che sta coordinando insieme alla PM Filomena Aliberti l'indagine condotta dalla squadra mobile vibonese. Gli inquirenti avrebbero anche ricostruito il movente del delitto del capofamiglia, ucciso con almeno un colpo di pistola, portato in una zona isolata dell'Ariola, costellata da fitta vegetazione, boscaglia e sentieri inaccessibili, e sepolto dopo essere stato messo in un sacco di cellophane sotto la carcassa di una vecchia 500 rossa che si trovava lì da anni. Per Teleionio, Lorena Pallotta. A Natale e Capodanno vietato spostarsi dai comuni. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DPCM. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra regioni diverse, compresi quelli da e verso le province autonome di Trento e Bolzano, mentre il 25, il 26 dicembre e l'1 gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi. Entrambi i provvedimenti prevedono eccezioni per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Queste le misure contenute nel decreto-legge approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri per l'emergenza coronavirus. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni. Inoltre si stabilisce che sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un comune diverso dal proprio. Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse regioni e province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, su tutto il territorio nazionale specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il DPCM. Daniela Maiolo per Teleionio. Gino Strada, ospedali chiusi, noi siamo pronti a prenderne uno. Replica di Spirlì, la riorganizzazione spetta al commissario.
Non avrebbe accettato di fare il commissario, non è il mio mestiere, ma non chiude del tutto la porta all'ipotesi di essere uno dei subcommissari alla sanità della Calabria, Gino Strada, che però mette subito in chiaro, solo con la squadra giusta e con un'assoluta autonomia operativa. Il fondatore di Emergency non si tira indietro dunque, ma non lo aveva certo fatto neanche in questi giorni, durante i quali ha portato avanti le attività sul fronte Covid a Crotone. La sanità calabrese resta comunque la grande malata d'Italia. Le parole di Strada sono inequivocabili. Il 72enne medico milanese insiste su determinati concetti. È l'unica regione al mondo che destina il 70% del suo bilancio alla sanità, ma con risultati fallimentari. Insomma, una vergogna di dimensioni planetarie, usando le proporzioni suggerite dal chirurgo milanese. Una scelta affatto esagerata, se persino il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto della Calabria al Premier Conte in un recente incontro. Ma anche di fronte a una situazione grave, Strada non è d'accordo con l'uso di parallelismi fuori luogo. È un paragone stupido dire che la Calabria è come l'Afghanistan. I mali che il fondatore dell'associazione umanitaria indica sono chiari. C'è certamente una questione criminale, le cosche sono state sottovalutate, fiancheggiate, tollerate. Poi la prima stoccata alla sanità privata, in alcune aree le cosche hanno operato e gestito laboratori di analisi e cliniche. Per questo poi dirà che occorre ricominciare a coltivare la sanità pubblica e non la privata. Del resto gli appetiti sono consistenti, se l'Italia sposta verso il privato 25-30 miliardi di bilancio, non dobbiamo stupirci se poi arriva l'andrangheta. La situazione ospedaliera è uno dei perni del suo discorso, facendo riferimento a quello di Cariati, che potrebbe riaprire in poche settimane, e a quello di Gerocarne, costruito e mai aperto. Strada riferisce che Emergency è pronta a prendere in carico una di queste strutture e aggiunge che l'associazione lavorerà anche nell'USCA, le unità di continuità assistenziali, perché con un'attenzione maggiore al territorio avremmo evitato il sovraffollamento degli ospedali. C'è poi tempo per una polemica a distanza con il presidente facente funzioni della regione, Nino Spirlì. Noi non facciamo ospedali da campo, ma ospedali di eccellenza. Il presidente non ha tardato poi a replicare affermando che Gino Strada arriva in Calabria a dare una mano alla provincia per l'ospedale da campo di Crotone, il resto è solo slogan. Quanto alla possibilità che Emergency prenda in gestione uno degli ospedali chiusi, Spirlì ha sottolineato che della riorganizzazione sanitaria si deve occupare il commissario ad acta per la sanità, Guido Longo. Proprio il commissario, nel frattempo, continua ad addentrarsi sempre più nella logora sanità calabrese, lavorando al programma operativo anti-Covid che le aziende sanitarie e ospedaliere aspettano, prima di procedere a ulteriori assunzioni e spese da far ricadere nei costi della pandemia. Del resto, i bilanci sono quelli che sono, con disavanzi pesanti, che non consentirebbero quei margini di manovra invece necessari in questo periodo di emergenza. Longo dovrà anche designare i nuovi responsabili di ASP e AO, con una tempistica che il decreto Calabria indica in 30 giorni della sua nomina. Vista la situazione, non si esclude una proroga, ma nel frattempo sulle nomine nelle aziende c'è già il monito del procuratore Nicola Gratteri, lanciato su Famiglia Cristiana, che invita i futuri manager a non scegliere collaboratori all'interno delle file burocratiche delle aziende. Devono poter disporre di collaboratori al di sopra di ogni possibile condizionamento territoriale. Il femminicidio di Staletti all'inizio se ne erano ipotizzate 15. L'autopsia sul corpo di Loredana sono 28 le coltellate inferte. Lutto cittadino e funerali con accesso limitato ai parenti più stretti. Il paese di Staletti porge l'ultimo saluto a Loredana Scalone, la donna originaria di Girifalco, uccisa dall'uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Il suo corpo era stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Soverato 2 giorni dopo l'omicidio, proprio nella data in cui si è celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Archiviato anche l'ultimo rito del distacco fisico, la comunità che l'ha ricordata con affetto attende ora che si faccia giustizia sulla barbara uccisione di cui ancora si cerca un movente. E non è l'unico elemento da chiarire in una vicenda che ha ancora dei contorni poco nitidi, pur trovando le prime risposte ai quesiti rimasti in sospeso a seguito dell'esame autoptico eseguito nella giornata di lunedì. Sono state necessarie circa 3 ore e mezza per portare a termine l'esame dettagliato disposto dall'autorità giudiziaria per accertare, tra le altre cose, l'arma del delitto e per confermare o sconfessare la dinamica descritta da Sergio Giani.
Lugana. L'uomo arrestato con l'accusa di omicidio premeditato, che reo confesso, ha ammesso il delitto tentando di giustificarlo come una reazione a un'aggressione subita, pur non riportandone eventi segni sul suo corpo. In attesa della perizia, che sarà depositata entro 90 giorni, accreditate indiscrezioni stabiliscono in primo luogo il numero di coltellate inferte, 28, e non 15 come inizialmente ipotizzato. Tutte compatibili con il coltello rinvenuto sotto il cadavere della donna nell'insenatura della scogliera, in cui Giana l'aveva nascosto, ricoprendolo parzialmente con della sabbia, che ha reso invisibile ad occhio nudo le eventuali tracce di sangue. Se sull'arma del delitto a questo punto rimangono pochi dubbi, qualche perplessità in più resta sulla presenza di possibili complici dell'uomo di Badolato. Sulle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Catanzaro vige il massimo riserbo, ma nelle ultime ore ha preso forza l'ipotesi che ci siano anche altre persone iscritte nel registro degli indagati, possibili complici di Giana, di cui stanno ricostruendo gli spostamenti nel rientro a casa subito dopo il delitto e nei successivi ritorni in cui l'uomo ha pulito con ammonica e spazzola la scena del delitto. Pare infatti che Giana non guidasse e che fosse giunto a piedi nella scogliera in compagnia di Loredana, per poi uscire in solitudine a far rientro. Non è chiaro con quale mezzo ha badolato. Si cercano poi ulteriori testimoni. In un particolare inquietante emerso dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza, nell'ora e mezza in cui si è consumato l'omicidio, almeno 7-8 persone si sono trovate in contemporanea all'assassinio, all'interno della discoteca, pur sostando in zone lontane dalla terrazza in cui la donna è stata uccisa. In particolare, un uomo ha incrociato all'uscita della discoteca Giana, mentre si allontanava con naturalezza dal luogo in cui aveva lasciato priva di vita la donna con cui aveva anche convissuto. Per puro caso, nessuno si è trovato ad affacciarsi nella terrazza in cui tutto si è consumato, in una giornata in cui il mare in tempesta ha probabilmente condizionato l'acustica del luogo, in cui nessuno sembra aver udito richieste d'aiuto. Rapina in casa di un'anziana, arrestato un 31enne. Si era introdotto nell'abitazione di una donna ultra settantenne residente nel centro storico di Staletti con il chiaro intento di sottrarle beni preziosi. Spintonandola si è fatto spazio, cercando all'interno della sua casa denaro in contanti e gioielli, non desistendo neppure quando la donna, affacciandosi dal balcone, ha invocato un aiuto che non sarebbe mai arrivato. Soltanto quando si è accorto che l'anziana era riuscita ad inoltrare la chiamata al numero di emergenze dei carabinieri, il ladro è fuggito senza però riuscire a farla franca. È stato così arrestato dai carabinieri della stazione di Gasperina con l'accusa di rapina e Sadiko Abdellah, un uomo di 31 anni, originario del Marocco. Fondamentale l'attività investigativa dei militari diretti dal comandante di stazione Domenico Misogano, che hanno avviato da subito un meticoloso lavoro che con accurati accertamenti tecnici ha consentito di accertare e ricostruire la precisa dinamica messa in atto dal malfattore, permettendo di raccogliere inconfutabili elementi di responsabilità e colpevolezza nei confronti dell'uomo che, dopo essersi introdotti nell'abitazione dell'anziana, si era impossessato con minacce e violenza di una somma in contanti di 150 euro. Sulla scorta delle indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Domenico Assumma, ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare in carcere che è poi stata disposta dal GIP. Una risposta importante è quella data dai carabinieri della stazione gasperinese dinanzi uno dei reati più odiosi e vigliacchi, proprio perché perpetrato ai danni di persone indifese. Valsa il plauso della comunità stalettese, che ha ricordato il pronto intervento dei militari anche in altre occasioni in cui hanno assicurato alla giustizia gli autori di furti e bloccato il mercato di automobili rubate sul territorio. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Il giudice del Tribunale di Catanzaro ha decretato l'archiviazione nei confronti dell'avvocato Luigi Aloisio riguardante la vicenda che ha portato all'arresto del sindaco di San Vito, Alessandro Doria. Con grande soddisfazione ho accolto la notizia che è stato emesso il decreto di archiviazione in data 1 dicembre su richiesta della stessa Procura della Repubblica di Catanzaro nei miei confronti relativamente all'approfondimento investigativo dopo l'adozione della misura cautelare personale verso l'allora sindaco di San Vito, da me denunciato per la richiesta di una tangente. Non ho parlato prima per rispetto delle indagini a cui avevo ampiamente collaborato, anche se ho dovuto subire per circa 8 mesi una tortura psicologica che non auguro a nessuno. In particolare ho letto
letto con amarezza alcuni articoli di giornali riportati sui social ed ho ascoltato alcune trasmissioni televisive in cui si rappresentava una realtà malposta, anche se era facilmente immaginabile quella reale. Era ben palese la differenza tra il denunciato sottoposto alla misura cautelare personale e chi come me aveva denunciato mettendosi a disposizione della magistratura ed era libero di espletare l'attività professionale di avvocato, di sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni. L'alone di sospetto fatta trapelare da alcuni giornalisti mi ha amareggiato in questo lungo periodo, ma ho ritenuto di attendere in silenzio. Spero che ora certe affermazioni fantasiose vengano eliminate anche dal web e chiarite nei giusti termini, anche questa volta tutti i controlli nei miei confronti, attentamente e scrupolosamente posti in essere dalla procura, hanno sgomberato qualsiasi possibile ipotesi di ombra su di me. Pertanto sono soddisfatto che ancora una volta è emerso che la mia vita è sempre condotta all'insegna dell'onestà, a tal punto da mettere a dura prova la mia famiglia. Ho chiesto scusa immediatamente a mia moglie ed a mio figlio per la pressione psicologica a cui li avevo sottoposti, ma io sono fatto così, non metto da parte i miei ideali e li porto avanti ad ogni costo. Ero consapevole che quando si fa la scelta di collaborare con lo Stato ci si espone a livello personale, ma è giusto farlo. Rifarei tutto ciò che ho fatto nella mia vita, dai progetti innovativi alla collaborazione con la magistratura. Non posso dire però di non aver sofferto, ma l'ho sempre fatto in silenzio. Qualcosa non mi è piaciuta e non posso nasconderlo. Quando si ha il coraggio delle proprie idee, bisognerebbe essere più tutelati. Ringrazio l'avvocato Vincenzo Ioppoli che mi ha seguito da par suo in tutto questo percorso. Ringrazio tutti gli amici che mi sono stati accanto, ricordo in particolare un rappresentante delle forze dell'ordine che immediatamente con un messaggio privato mi ha ringraziato per il coraggio avuto. È tempo ora di riflettere su tante situazioni future, ne parlerò in questi giorni. I familiari di un emigrato badolatese, Pasquale Carnuccio, morto in Svizzera, decidono di donare gli organi in ricordo del suo amico Turi Caminiti. La comunità di Badolato, dopo aver appreso la scomparsa di un nostro emigrato in Svizzera, si è stretta attorno ai suoi familiari che vivono a Badolato. Molto bello il ricordo di uno dei suoi migliori amici, Turi Caminiti, un altro dei nostri ragazzi che partirono negli anni 60 dalla nostra Badolato per cercare un futuro migliore, ci ha lasciato qualche giorno fa a Wexicon, dove ha vissuto per oltre 50 anni. Pasquale Carnuccio, ma conosciuto da tutti noi come Pascala o Griru. Tutta la mia generazione se lo ricorda bene negli anni 70, capelli lunghi e giacche di daino stile Far West, sempre pronto a offrire da bere nei bar fumosi del borgo, nei pochi giorni che tornava insieme agli altri emigrati per trovare i suoi genitori che vivevano qui, oggi scomparsi. Rimasto in Svizzera fino ad oggi, dopo aver sposato una ragazza svizzera e aver messo al mondo due figli, ha sempre rivendicato il suo essere badolatese doc, come diceva sempre. Molto bello il gesto dei suoi familiari che hanno donato i suoi organi, contribuendo così ad alleviare le sofferenze di altri esseri umani. Un grande abbraccio dalla tua Badolato. La vicenda Tallini rimescola le carte, Badolato rinasce, no alle liste uniche. A distanza di qualche giorno, sia dalle dichiarazioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Mario Lentini, assessore della Giunta Mannello, che dalla presa di distanza pubblica dalle affermazioni di Badolato Rinasce, da parte dell'ex capogruppo Mimmo Scuteri, l'ex minoranza torna sui temi caldi della politica locale, in fermento dopo l'assesso dell'ex presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, e per l'avvicinarsi delle elezioni comunali della prossima primavera. Sull'atteggiamento del suo ex capogruppo in Consiglio, che avrebbe espresso sostegno Gaetano Stagno, portavoce di Tallini, Badolato Rinasce, ha espresso non poca perplessità. Non abbiamo ben capito la posizione di Scuteri, ha dichiarato l'ex opposizione, perché negli ultimi 5 anni ha sottoscritto tutte le nostre azioni, anche con diverse denunce, sottoposte ai vertici in prefettura e procura, e che si è perfino convintamente dimesso per marcare la distanza del marciume visto in municipio. Dopo le lotte in questi anni, vederlo usato dai nostri avversari contro di noi appare illogico. Rispettiamo chi cambia idea, anche se ci auguriamo sia stato solo un piccolo sbandamento, ma rispettiamo ancor di più il voto dei nostri elettori, circa metà dei nostri concittadini, e manteniamo la stessa posizione degli ultimi 5 anni. Alternativi agli accrocchi che hanno devastato il paese e che sono andati a convergere nella lista opposta alla nostra. Badolato Rinasce ha quindi ribadito la ferma volontà di chiamarsi fuori da giochi e liste uniche per presentarsi come assolutamente alternativi ai sistemi di potere finora vincenti.
Abbiamo poi percepito le ripercussioni della vicenda Tallini a Badolato, dove in vista delle elezioni comunali, rimarca l'ex minoranza, i soliti accrocchi da alcune settimane sono già in azione, piccoli, grandi e nefasti interessi che per vincere il comune senza spargimenti di sangue puntavano a una lista unica e che contavano sulla vicinanza della regione Calabria, che non guasta mai. Nel rimescolamento in corso, secondo qualcuno, i talliniani locali potevano essere un bell'aiuto per il progettino del listone unico. Ma la ruota ha girato e le vicende che hanno messo la Calabria al centro del dibattito nazionale, oltre al commissariamento della sanità, e cioè la morte della governatrice Santelli e l'arresto e successive dimissioni di Tallini, hanno sparigliato le carte. E all'accusa da parte dei tallignani badolatesi di aver sferrato attacchi denigratori e personali, Badolato Rinasce ha ricordato che Stagno ha subito attacchi personali ben peggiori in passato, ha sottolineato, essendo stato definito in passato infame e traditore, ma del sindaco attuale non da voi. Evidentemente per gli amici di Forza Italia a Badolato, la definizione di talliniano, unico epiteto con cui abbiamo definito il povero Gaetano Stagno, è diventato ormai anche un insoluto personale. E pensare che non avevamo neppure ricordato che Stagno, senza le dimissioni di Tallini, sarebbe costato alla collettività calabrese, nella qualità di portavoce, ben 50.000 euro annui. Monte Paone, clima rovente in aula, Migliarese detta la linea, l'opposizione lo incalza. Abbassare la pressione tributaria, eliminare passaggi a livello, internalizzare i servizi gestiti all'esterno del comune e migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Il sindaco Mario Migliarese, nell'ultimo consiglio comunale, presenta le sue linee programmatiche che ricalcano quanto contenuto nel programma elettorale con cui si è riconfermato sindaco nel paese ionico. Gli intenti, però, non sembrano convincere né nella forma né nella sostanza il gruppo di opposizione di Monte Paone, che si astiene dall'approvarli. Lo scontro a distanza tra Macri e Migliarese, che si ripresenta a parti invertite, in precedenza il capogruppo dell'opposizione sedeva sui banchi della maggioranza come vice sindaco e Migliarese tra quelli dell'opposizione, si consuma intorno all'imponente deficit occulto, alla base di una condizione di predissesto del comune ionico. Ci sembra, commenta Macri, più un modo per addossare lo stato di predissesto ad amministrazioni precedenti, senza però averne le prove. Non ritengo che un sindaco possa parlare di deficit occulto, basterebbe prestare maggiormente attenzione a tutta la macchina amministrativa per essere a conoscenza dei rischi e delle esposizioni debitorie in cui versa il comune. Il secondo punto al centro delle polemiche è la reinternalizzazione dei tributi, ostentata con orgoglio dal sindaco Migliarese e contestata dall'opposizione per quella che definisce come una contraddizione nel momento in cui il sindaco parla della carenza di personale e mezzi nella sua analisi delle risorse umane del comune. Ma a mettere su sponde opposte i due gruppi in consiglio c'è un progetto fra tutti, quello legato alla realizzazione di un sottopasso per collegare via nazionale con le vie che costeggiano il mare. Per la frazione marina del paese attraversata dalla linea ferroviaria, da anni si cerca una soluzione per evitare il blocco del traffico estivo, determinato dalla presenza di scomodi e poco sicuri passaggi a livello. Per la minoranza, però, la toppa potrebbe essere peggio del buco e la realizzazione di un unico passaggio a livello, seguendo quanto accaduto nelle vicine Montauro e Soverato, potrebbe determinare l'allagamento del sottopasso e l'isolamento dei quartieri marini. E se la maggioranza prova a ottenere maggiore condivisione sbandierando i dati di un turismo in crescita, la minoranza ribatte, contestando l'inutilità di avere più presenze sul territorio, se non si riesce a evitare che poi spendano i propri soldi a Soverato. Non va meglio la discussione intorno all'assestamento di bilancio. Il gruppo di opposizione, formato anche da Giuseppe Celia, Francesco Gerace e Roberto Totino, abbandona contestando la situazione l'aula consigliare. Serra, scontro in consiglio sulle alienazioni. Barillari, cantonata incredibile di una parte della minoranza. Entra subito nel vivo dello scontro politico la nuova consigliatura. Il consiglio comunale, assente per motivi istituzionali il consigliere Luigi Tassone, propone duello fra la maggioranza e i consiglieri del gruppo per Serra Insieme, con Antonio Procopio, Uniti per Serra, che in questa fase rimane guardingo, senza rinunciare ad esporre rilievi. In apertura, il sindaco Alfredo Barillari relaziona sulla gestione della pandemia, sostenendo l'efficacia delle misure adottate, preventiva chiusura delle scuole e sospensione del mercato.
ed invita a continuare congiuntamente sulla responsabilità dei singoli. Poi Procopio solleva il nodo dell'attribuzione delle deleghe con il primo cittadino che replica che i consiglieri stanno già lavorando sui rispettivi settori e nel prossimo consiglio potranno riassumere l'operato relativo al proprio campo d'attività. La discussione si infiamma sull'assestamento generale di bilancio con il vice sindaco Rosanna Federico, che considera una mancanza di rispetto verso i consiglieri. Lo svolgimento della conferenza stampa del giorno precedente di per sé insieme. Forse, sostiene, si cerca di rafforzare un gruppo, ma il confronto deve svolgersi nelle sedi istituzionali e comunque un'opposizione che si definisce costruttiva deve anche fare delle proposte. Quanto al bilancio, spiega che ci siamo trovati con un comune in predissesto con 10 milioni di euro di passività dovute essenzialmente alla mancata riscossione. Il bilancio di previsione approvato dal commissario si basava sulla necessità di riscuotere, sul recupero dell'evasione, sulla vendita dei lotti boschivi e sulle alienazioni. Noi non faremo annunci sulle intenzioni, ma parleremo dei risultati. Il consigliere Biagio Figliucci ribadisce la propria contrarietà al piano delle alienazioni, ritenendo il vivaio Rosarella un patrimonio e considerando l'adozione del PSC ed un condono edilizio come alternative allo stesso piano. Gli fa eco Vito Reggio, che parla di sovrastima della vendita dei boschi come pratica ripetuta erroneamente nel corso degli anni. Barillari attende la prosecuzione degli interventi, poi affonda i colpi. Avete preso una cantonata incredibile, rileva, perché la vendita concerne 10 ettari di bosco. La casetta ed il vivaio Rosarella, su cui insistete, non rientrano nella particella messa in vendita. Prima di intervenire, quando mi sono trovato a fare opposizione con cuore, passione e consapevolezza, ho sempre studiato gli atti. Voi state sbagliando ad inquadrare tecnicamente la questione. E poi non si fa una conferenza stampa in sala giunta il giorno prima del Consiglio Comunale come movimento politico. Procopio evidenzia i dati allarmanti del bilancio, portando come esempio il fatto che dei 914.000 euro di lotta all'evasione è stato incassato zero. Poi una frase fra suggerimento e monito. Se si deve fare un bilancio con queste poste, allora è meglio dichiarare il dissesto. Approvati invece senza dibattito l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Alcune ratifiche di delibere di giunta riguardanti variazioni d'urgenza al bilancio e diversi riconoscimenti di legittimità connessi a sentenze. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Anziani maltrattati, nessuna misura per due infermieri. A 3 anni di distanza dai fatti contestati, il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello con cui la Procura aveva chiesto di applicare la misura cautelare ai due infermieri professionali Caterina Serratore di Filadelfia e Marco Amoroso di Catanzaro, imputati a vario titolo per maltrattamenti e sequestro di persona nell'ambito dell'inchiesta sul San Francesco Hospital. Sono ormai decorsi 3 anni dalla commissione dei fatti contestati, circostanza che spiegano i giudici del riesame, se aggiunta al fatto che i due imputati sono incensurati, induce il collegio, pur nella fondatezza della prospettazione accusatoria, ad escludere l'attualità delle esigenze cautelari. I giudici del riesame di Catanzaro, presidente Ermanna Grossi, e latere Michele Cappai e Valeria Isabella Valenzi, hanno quindi ritenuto sussistenti i gravi indizi per i due infermieri che avrebbero violato l'obbligo di segnalare e sollecitare lo stop del trattamento di contenzione cui era sottoposto il paziente Cianflone, legato con una pettorina alla sedia a rotelle, a sua volta agganciata al corrimano del muro. Per il Tribunale la contenzione meccanica integra un presidio restrittivo della libertà personale che non ha né una finalità curativa né produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente. Anzi, può provocare, se non utilizzato con le dovute cautele, lesioni anche gravi all'organismo, determinate non solo da pressione esterna del dispositivo contenitivo, quali abrasioni, lacerazioni, strangolamento, ma anche dalla posizione di immobilità forzata a cui il paziente è stato costretto. Questo vuol dire che non è assolutamente ammissibile, scrive il riesame nel dispositivo, l'applicazione della contenzione in via precauzionale e continuativa sulla base dell'astratta possibilità di un danno grave alla persona. Ma occorre l'esistenza di un pregiudizio concreto riscontrato da elementi obiettivi. Cianflone, come emerge dai file audio-video analizzati dagli inquirenti, non appare essere una persona aggressiva e autolesionista e ancora meno affetta da patologie psichiatriche tali da richiedere a sua tutela la totale immobilizzazione. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro.
Incendio in un'abitazione nel Cosentino, illeso il proprietario novantenne. Disavventura per un nonnino novantenne fortunatamente rimasto illeso dall'incendio che ha interessato la sua abitazione. È accaduto nel pomeriggio di oggi, quando la squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è intervenuta nel comune di San Benedetto Ollano per un incendio che, originatosi dalla canna fumaria, ha interessato il piano superiore di un appartamento su più livelli. All'interno, al momento del rogo, un novantenne che fortunatamente non ha riportato alcun danno. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dei locali. L'abilitazione in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa di ulteriori verifiche. Il nonnino ha trovato sistemazione presso alcuni parenti. Per Teleionio, Lorena Pallotta. 'Ndrangheta, latitante da 3 anni, arrestato nel Reggino. I carabinieri della Compagnia di Palmi e dello Squadrone Cacciatori di Calabria hanno arrestato il latitante Rocco Graziano Delfino, di 34 anni, di Sinopoli. I militari lo hanno scovato nelle campagne di Santa Eufemia d'Aspromonte. L'uomo, ritenuto un elemento di spicco della cosca Alvaro di Sinopoli, era ricercato dal 2017, dopo una condanna definitiva a 12 anni di carcere per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo inoltre era ricercato per l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso febbraio dal GIP su richiesta della DDA di Reggio Calabria. Con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, infatti, Rocco Graziano Delfino è indagato nell'inchiesta EFEMOS che ha riguardato le cosche di Santa Eufemia e i rapporti con la politica. Secondo il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Gaetano Paci e il sostituto della DDA, Giulia Pantano, che hanno coordinato le indagini, Delfino sarebbe stato affiliato all'interno del carcere di Palmi. Anche da latitante, secondo gli investigatori, avrebbe partecipato alle riunioni dell''ndrangheta di Santa Eufemia e sarebbe vicino alla frangia mafiosa, è scritto nel capo di imputazione, riferibile a Domenico Laurendi, detto Rocchinella. Ritenuto un soldato della cosca, il latitante arrestato è parente di altri due indagati della stessa inchiesta coordinata della DDA. È nipote del mastro di giornata Pasquale Cutrì e fratello di Nicola Delfino, detto Cola, entrambi accusati di associazione mafiosa. Il ragazzo latitante a nome Rocco veniva chiamato Delfino dagli altri indagati intercettati dalla squadra mobile. Di lui ha parlato anche il collaboratore di giustizia Pasquale Labbate, un tempo affiliato alla cosca Guerrisi, satellite dei piromalli di Gioia Tauro. Davanti ai magistrati, il pentito non ricordava il nome di Rocco Graziano Delfino, ma ha riconosciuto la foto dicendo: "È il soggetto battezzato in carcere". Daniela Maiolo per Teleionio. Vendeva auto di lusso importate, evasi 2 milioni di euro, denunciato il titolare di una concessionaria nel Cosentino. Un'evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri della tenenza di Scalea, messa in atto da una concessionaria di autovetture che, secondo l'accusa, dal 2016 al 2019 ha commercializzato centinaia di autovetture senza presentare le previste dichiarazioni ai fini fiscali. Porsche, Range Rover, Mercedes, BMW, Audi, acquistate all'estero e matricolate in Italia direttamente ai clienti. È il modus operandi accertato dai finanzieri che gli amministratori della società evasore totale, tramite un prestanome, hanno messo in atto. In particolare si tratta di un articolato sistema di frode mediante il quale lussuose autovetture di provenienza comunitaria, acquistate quindi in totale esenzione IVA in virtù delle leggi che disciplinano gli acquisti intracomunitari, venivano immatricolate in Italia direttamente a nome dei clienti, persone fisiche, senza far comparire la concessionaria quale effettivo importatore dall'estero. A fronte del mancato versamento a monte dell'IVA, gli effettivi titolari della società emettevano una regolare fattura, addebitando comunque l'imposta ai clienti, i quali pagavano un prezzo apparentemente in linea con quello di mercato. Con tale modo, la società ha omesso di dichiarare complessivamente negli anni sottoposti a verifica una base imponibile di oltre 2 milioni di euro e IVA evasa per oltre 400.000 euro. Il titolare, un cinquantenne, è stato denunciato. Daniela Maiolo per Teleionio. Animali macellati, sequestrati stabilimenti e allevamenti in Calabria. Macellavano animali senza controlli sanitari. Per questo motivo i carabinieri del NAS hanno eseguito un provvedimento cautelare con l'arresto di 6 persone e 2 misure interdittive a carico di 6 veterinari ufficiali in servizio all'ASP di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazioni carni a Strongoli.
All'operazione, denominata FOX, hanno partecipato oltre 100 carabinieri del gruppo Tutela Salute di Napoli e dei comandi provinciali di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, con il supporto aereo di unità del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Stabilimenti e allevamenti di animali, per un valore di circa 1 milione di euro, sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso dell'operazione FOX, condotta dai carabinieri del NAS, che ha portato a 6 arresti e a 2 misure interdittive per la macellazione di animali senza controlli sanitari. L'indagine è stata condotta dal NAS di Cosenza sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone. Sono in corso anche perquisizioni in 18 allevamenti delle province di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, i cui titolari sono stati denunciati. Daniela Maiolo per Teleionio. Processo Rinascita Scott, rito abbreviato per 89 imputati. Processo con rito abbreviato per 89 imputati su un totale di 452 coinvolti nella maxi operazione Rinascita Scott della DDA di Catanzaro contro i clan del Vibonese, scattata il 19 dicembre 2019. Il GUP distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, ha infatti ammesso al processo con rito alternativo 89 imputati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione e traffico di droga. L'inchiesta condotta dai carabinieri del ROS di Catanzaro e Roma, oltre al nucleo investigativo di Vibo Valentia, ha in particolare disarticolato i clan Mancuso di Limbadi e Nicotera, Lo Bianco di Vibo Valentia, Accorinti di Zungri, Bonavota di Sant'Onofrio, Cracolici di Maierato, Mazzotta di Pizzo, Pardea, Camillò, Macri di Vibo Valentia, Barbieri di Cessaniti, Fiarega, Sparro Razionale di San Gregorio di Ippona. Diversi collaboratori di giustizia che hanno permesso di ricostruire anni di azioni criminali, da Andrea Mantella a Raffaele Moscato, da Emanuele Mancuso a Bartolomeo Arena, sino a Michele Camillò e Gaetano Cannatà. L'inchiesta mira anche a fare luce sulla collusione dei clan con la politica, l'imprenditoria e la pubblica amministrazione. Il rito abbreviato prevede un processo dinanzi al GUP, allo stato degli atti ed a porte chiuse, oltre a uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna. Impresa ristorazione fallita, due obblighi di dimora nel Regino. Due obblighi di dimora e un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per circa 800.000 euro nei confronti dei responsabili di un'impresa di ristorazione poi fallita. È il bilancio dell'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura di Palmi. Bancarotta fraudolenta e occultamento di documenti contabili sono i reati contestati dal sostituto procuratore Daniele Scarpino ai due indagati accusati di reiterati episodi di distrazione patrimoniale preordinati allo svuotamento del denaro e dei beni dell'impresa a favore del titolare. Il modus operandi degli indagati prevedeva copiosi ammanchi alle casse e al patrimonio della società, dissimulati con ripetute scritturazioni contabili mendaci. La contabilità relativa al periodo immediatamente antecedente il fallimento è stata completamente occultata nel tentativo di rendere difficoltosa la ricostruzione, sotto il profilo contabile, delle vicende aziendali che hanno determinato il dissesto finanziario. Il vero dominus del ristorante era un 47enne di Melicucco. Formalmente inquadrato come dipendente dell'impresa, secondo gli investigatori, in realtà era lui a dirigere l'attività commerciale, disponendo per fini personali dei conti correnti, delle carte di credito e delle autovetture aziendali. L'altro indagato, invece, è il pizzaiolo del locale, che sulla carta risultava come rappresentante legale dell'azienda. Daniela Maiolo per Teleionio. Virus a Cotronei, scatta la sanificazione delle zone strategiche. Nella tarda serata di ieri, una squadra composta da 3 vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, liberi da servizio, su richiesta dal comune di Cotronei, vista la carenza di mezzi comunali, vista l'emergenza che ha portato lo stesso comune a diventare zona rossa, ha eseguito un servizio di disinfezione e sanificazione a siti di maggiore interesse in questo periodo di emergenza Covid-19. La squadra ha percorso l'intero centro montano, sanificando le zone antistanti, gli studi medici, supermercati, uffici postali, negozi di generi alimentari ed altre zone frequentate dalla popolazione per esigenze primarie. Grande soddisfazione e gratitudine espressa dall'amministrazione comunale e dai presenti, assessore all'ambiente e dirigente dell'ufficio tecnico, nei confronti del comando provinciale dei vigili del fuoco, che come sempre si rendono disponibili per il prossimo,
anche in orari non lavorativi ed in periodi particolari come quello che stiamo attraversando. Sul posto presente per seguire tutte le operazioni, l'assessore all'ambiente Grimonti e l'ingegnere comunale Urso. Le operazioni sono state condotte dal nucleo NBCR, Vigili del Fuoco, Comando di Crotone, con i vigili esperti Perlini Carmine, Scavelli Antonio, Gerace Antonio. Operazione Strade Sicure, cambio al vertice in Calabria. Si è svolto nella caserma Florestano Pepe Edoardo Bettoia di Catanzaro, sede del Comando Militare Esercito Calabria, l'avvicendamento al comando del raggruppamento Calabria nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Nella circostanza, il 5 Reggimento Fanteria Aosta, comandato dal colonnello Gianvito Tinelli, è subentrato al 24° Reggimento Artiglieria Terrestre Peloritani, alla guida del colonnello Salvatore Russo. Entrambe le unità sono alle dipendenze della Brigata Meccanizzata Aosta. Nelle province calabresi sono impiegati oltre 360 militari dell'esercito che nel corso dell'ultimo anno hanno eseguito numerose attività di controllo del territorio in concorso alle forze di polizia, consentendo l'identificazione di circa 37.000 persone e il controllo di oltre 23.000 veicoli. L'output operativo fornito dai militari della Brigata Aosta si è concretizzato nell'identificazione, fermi e denunce di soggetti, interventi di soccorso a favore di cittadini in difficoltà, vigilanza di infrastrutture sensibili quali stazioni ferroviarie, aeroporti, tribunali, procure e centri di accoglienza. L'avvicendamento è stato ufficializzato con la presenza del comandante delle forze operative Sud, generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota, collegato in videoconferenza, al quale è stato illustrato un briefing riepilogativo delle attività condotte dal raggruppamento. Nel suo intervento, il generale Tota ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello Russo e per gli uomini e le donne alle sue dipendenze, ai quali ha riconosciuto gli elevati risultati ottenuti nel corso dell'operazione. Contestualmente ha formulato gli auguri di buon lavoro al colonnello Tinelli. Daniela Maiolo per Teleionio. Screening a Capistrano, test rapidi tutti negativi. Iniziata nel pomeriggio di mercoledì la prima giornata di screening con tamponi rapidi che interesserà tutti i cittadini di Capistrano a spese del comune. Il prelievo avviene presso l'ambulatorio sanitario della scuola media di via Giovanni Paolo II a cura di una volontaria dell'equipe sanitaria dell'ospedale di Serra San Bruno guidata dalla dottoressa Marisa Pirruccio. Il costo dei tamponi è stato assunto a carico del bilancio comunale, ha detto il sindaco Marco Martino, perché vogliamo rasserenare gli animi su ipotetici contagiati asintomatici. Solo gli eventuali positivi saranno comunicati all'ASP di Vibo Valentia e dall'equipe sanitaria, e ossia solo in caso di positività, quindi sarà necessario effettuare il tampone molecolare. Centinaia di cittadini di ogni età si sono presentati all'esterno dell'edificio scolastico dove ordinatamente con mascherine e mantenendo il distanziamento hanno atteso il loro turno per il prelievo. Il risultato, dato a ciascuno dopo circa 15 minuti dal prelievo, è stato per tutti negativo. Per la prima giornata di screening si sono presentati, in base alle raccomandazioni del sindaco Martino, non più di uno o due per famiglia, mentre gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Ogni cittadino, prima di essere sottoposto a tampone, ha dovuto sottoscrivere in un predisposto foglio le proprie generalità, il proprio assenso e tante altre notizie ed è stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea che doveva essere inferiore ai 37 gradi per poter accedere all'esame. A collaborare con l'equipe sanitaria, i dipendenti comunali Saro Galati e Mimma Pirruccio, che hanno anche provveduto a regolarizzare l'ingresso nell'edificio scolastico. Gli stessi, dopo circa 15 minuti, hanno comunicato l'esito del tampone agli interessati che attendevano all'esterno. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro.